Bella a tutti ragazzi, sono Gilbert e sono qui oggi, visto che me l'avete richiesto in tantissimi, a portarvi il terzo episodio dei migliori giocatori da utilizzare per lo sniping. Però, prima di iniziare, vi ricordo che ieri è uscito un video sulla compravendita che è un metodo che utilizzo io in questi giorni, che è veramente, veramente utile, sta facendo fare tantissimi crediti. Quindi passate, perché ieri non sono passate le feed. E nulla, se volete altri video, sia sulla compravendita, sia il quarto episodio dei migliori giocatori da utilizzare per lo sniping, arriviamo a 50 likes entro stasera, perché ho visto che comunque questi video qua vi piacciono veramente tanto, quindi cerchiamo di arrivarci. Allora raga, partiamo subito con i giocatori. Premetto che le clip che starete vedendo in sottofondo sono clip registrate ieri pomeriggio. E perché vi dico ieri pomeriggio? Perché io prima di appunto di dirvi alcuni giocatori, cerco sempre di provarli, perché ovviamente se no non ve li direi. Solo che io li provo sempre la sera e tante volte non me la sentivo di consigliarveli, per quello che ci ho messo tanto a portarli. Io li provavo di notte e vedevo che non si riuscivano a sniperare. Cioè, tipo, ad esempio, guardiamo Douglas Costa. Douglas Costa, che tra l'altro si è alzato oggi il prezzo, quindi quello che starete vedendo è riguardo ieri sera, che il prezzo era 1600 e sono stati tipo 3000 crediti, non so perché, probabilmente c'è stata qualche SBC, comunque penso che tornerà più o meno intorno a questi prezzi fra qualche giorno, comunque domani, dopodomani, non lo so. Comunque io credo che sia comunque utilizzabile un sacco anche a 3000 crediti come filtro per lo sniping, quindi provatelo. La cosa che vi dico è, provateli sempre e solo di pomeriggio, perché di sera perdete solo del gran tempo. Di sera, essendoci molta meno gente che gioca, le carte escono veramente, veramente, molto, molto, molto più raramente e si perde veramente del gran, gran tempo a sniperare di sera. Ad esempio, io ho provato a sniperare ieri sera e mi usciva una carta ogni 25 tocchi, più o meno. Di pomeriggio me ne usciva una ogni 10, cioè io adesso le clip che vedrete sono clip 5 minuti a giocatore e in 5 minuti me ne sono usciti tipo 15 a giocatore e ne ho presi tipo 8-9 a giocatore, che comunque è tanto, in 5 minuti mi sono uscite 15 carte, quindi potenzialmente potevo farmi dei gran gran crediti, solo che io non sono velocissimo con lo sniping perché non lo faccio spesso e quindi vabbè, oh, non è che sono Cristiano Ronaldo dello sniping. La cosa che vi dico io è, guardate sempre prima di sniperare, guardate sempre i prezzi a cui si vendono, calcolateci il 5% di sconto, di tasse, scusate, di sconto, sì, ciao, toglietele e poi sniperate sempre a di meno, così evitate di perderci e eventualmente anche di guadagnarci un bel po' di soldi. Ragazzi, il secondo giocatore che vi posso consigliare è Tolisso. E perché vi dico Tolisso? Io, da quello che ho potuto notare, i tre giocatori che vi consiglio oggi sono tutti 82. 82 perché non sono utilizzati per lo sniping. Che cazzo dico per lo sniping? Intendo per l'SBC, visto che comunque le ultime SBC chiedevano almeno solitamente 83, 84, 85. E quindi sì, tendenzialmente si tende a rimettere sul mercato gli 82 perché non servono. E quindi ne stanno arrivando una valanga, ma una valanga, una valanga. E i prezzi stanno abbassando sempre. A parte Costa, che deve essere uscita, mi sa, un SBC per la quale è richiesto e quindi si è alzato. Però non so. Poi magari anche Tolisso si è alzato. Io non lo so. I prezzi sono di ieri pomeriggio. Io oggi purtroppo non ho ancora potuto accedere a FIFA perché mi sono svegliato da un'oretta. Adesso sono le 10, mi pare. E quindi non ho ancora acceso FIFA perché non gioco alla Play. Molto raramente gioco alla Play la mattina. Quindi non lo so i prezzi. Voi controllate sempre prima di provare. Comunque guardate, io te li sono presi veramente, ma veramente una valanga di carte, ma tantissime. Quindi provate, fatemi sapere e in descrizione, nei commenti fatemi sapere anche dei giocatori che voi utilizzate per lo sniping. Il terzo e ultimo giocatore che vi posso consigliare è Heung-min Son. Che non so perché si è abbassato così tanto il prezzo, cioè si è abbassato veramente tantissimo. Infatti, io lo sniperavo, mi pare, ieri intorno ai 1700 crediti, 1800 crediti, perché si rivendeva tipo a 2000 entro il minuto. E cioè, pensate, raga, uno forte come Ronaldo che si vende a 2000 crediti, fa un po' male al cuore, ma come Jesus che si vende a 15.000.
fa un po' male al cuore qua, fa un po' male, però questo è il mercato, raga. Provate a prenderlo perché ne escono veramente una valangata. Questo è un pelo più difficile da prendere degli altri due, però io comunque ci ho fatto abbastanza tanti crediti. Vabbè, adesso in sottofondo vi farò vedere delle sniperate che comunque sono solo di sottofondo, quindi ho messo tipo, se si vendeva a 2000 crediti, io l'ho messo a 1800, così ci facevo tipo 50 crediti a carta, messo solo perché mi servivano delle sniperate da fare veloce, perché avevo poco tempo per registrare. E allora devo avere in sottofondo e devo farvi vedere che comunque compravo dei giocatori. Però potete mettere anche a 100 crediti in meno e farvi tipo 200 crediti a carta e farvi comunque, ne prenderete un pelo di meno, o se siete forti con lo sniping ne prenderete comunque altrettanti, però farete molti più crediti. Nulla raga, spero che questi video vi possano servire e nulla, ci vediamo al prossimo video.